fatto anche insieme, come modificata la legge regionale 9/2000 dalla nostra legge regionale 28 del 2016, che prevede, come giustamente il consigliere ha evidenziato, che la Regione possa collaborare per la formazione del volontariato di protezione civile sia con l'Agenzia regionale per il lavoro Alfa, sia con i coordinamenti provinciali del volontariato di protezione civile ed antincendio boschivo. È anche l'occasione per evidenziare quanto abbiamo costruito comunque in questi anni, anche grazie, come dire, alle valutazioni di questo Consiglio. Nel corso degli anni 2017-2018 il settore protezione civile, quindi quello afferente al mio assessorato, ha dedicato proprie risorse all'organizzazione, con la collaborazione dei coordinamenti provinciali del volontariato, della formazione di primo livello per il volontariato di protezione civile ai sensi e in attuazione della DGR 742 del 2014, modificata poi con la DGR 863 del 2016, che prevede una formazione di base, che sono i moduli A1 e A2, comprensiva degli obbligatori contenuti sulla sicurezza ai sensi del decreto legislativo 81/2008 e seguenti, in comune con il volontariato di antincendio boschivo, e un modulo invece di formazione specifica, condizione per il conseguimento della qualifica di volontario generico di protezione civile. Dal 2016 ad oggi, in collaborazione con i coordinamenti provinciali del volontariato, sono stati organizzati o sono in fase di programmazione complessivamente numero 9 moduli A1, 27 moduli A2, 16 moduli PC1, che sono circa un totale di 2.000 volontari. Tenendo presente che il modulo A1 è altresì fruibile dai volontari anche in modalità e-learning, su un apposito portale creato con la collaborazione del coordinamento del volontariato di Genova e finanziato da Regione Liguria. La programmazione invece della formazione di secondo livello, che prevede invece i corsi per operatori di sala operativa e caposquadra, il cui corso sarà in parte condiviso con la formazione antincendio, e la formazione specialistica verrà finanziata dopo aver traguardato entro il termine del 30 settembre 2019, come stabilito dalla nostra DGR 1062/2018, la copertura della formazione di primo livello per tutti i volontari operativi delle organizzazioni regionali che sono iscritte nell'elenco di volontariato di protezione civile. Le risorse regionali saranno concentrate su tipologie di formazione specialistica piuttosto che quello della guida dei fuoristrada, che ci consente, come dire, di agire in formula, tenendo conto che evidentemente molti dei nostri volontari, lo diciamo spesso, smettono la divisa in alcuni casi di protezione civile e indossano quella di volontario di antincendio boschivo, o comunque quindi gestibili mediante risorse professionali interne al sistema di protezione civile. Non mi dimentico, come lei consigliere sa bene perché l'abbiamo trattato tante volte, anche dei corsi specifici per gli operatori di telecomunicazioni, soprattutto in fase di emergenza. Per quanto concerne gli operatori adibiti invece alla manipolazione alimentare, che è stato peraltro uno degli, come dire, delle maggiori esposizioni di protezione civile durante l'emergenza del Ponte Morandi, nell'ambito del modulo predisposizione e distribuzione pasti in dotazione alla colonna mobile regionale, abbiamo optato per l'utilizzo di professionalità già esistenti all'interno delle organizzazioni nazionali del volontariato, quindi la Croce Rossa, l'Associazione Nazionale Alpini e l'ANPAS, con cui la Regione Liguria ha sottoscritto una apposita convenzione, come lei immagino saprà, nel dicembre del 2018, in attuazione di una delibera che è la 1007 del 2018, con cui è stata disposta una collaborazione organica con le suddette organizzazioni nell'ambito della colonna mobile regionale, con l'assegnazione di funzione e anche moduli specifici. Peraltro alcuni di questi moduli li stiamo acquistando con 1,5 milioni di finanziamento regionale proprio per il rinnovo della colonna mobile. Questo per farle il quadro, questo per dire che assolutamente prendo, come dire, la sua interrogazione e segnalazione di oggi come uno stimolo a fare ancora di più rispetto al percorso che abbiamo instaurato insieme, devo dire con
un buon andamento e anche qualche risultato che credo possa già essere apprezzato da questo Consiglio rispetto a degli impegni che abbiamo concordato insieme. E credo che ci sia una parte dell'assessore Mai. Grazie, assessore Giampedrone, è stato molto preciso ed esaustivo.